Ma secondo me almeno 10-15 li avrò spaccati contro il muro. Edoardo, non ti preoccupare, ci siamo stretti la mano, non ti preoccupare. E poi dopo una settimana non c'è più stato lui. Lidia Poet è la prima donna avvocato d'Italia. Nasce nel 1855, studia e si laurea alla Facoltà di Legge dell'Università di Torino, diventa un avvocato, poi gli viene revocata l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e a quel punto lei diventa un po', diciamo, l'avvocato degli ultimi, è una che ha dedicato tutta la vita ad aiutare i più deboli, gli oppressi, i poveri, le famose cause perse, forse le ha inventate un po' lei, non so come dire. Jacopo è un giornalista anarchico e alcolizzato. Questi qui sono i primi tre aggettivi che ho scoperto sul mio personaggio. Vive a Villa Barberis, è il fratello di Teresa, moglie di Enrico, genitori di Marianne. Lui vive soprattutto in funzione di Lidia, perché a un certo punto in questa villa arriva Lidia, cominciano insieme a fare comunella, a fare tutta una serie di cose insieme che poi scopriremo nella serie. È una specie di Sherlock Holmes italiano, in cui Sherlock Holmes è Lidia e io posso essere Watson, perché certe volte le do una mano nel capire delle cose, nello scoprire dei dettagli, degli indizi qua e là. Lidia e Jacopo si incontrano nella biblioteca di casa. Lidia, arrabbiata, insomma, le è appena stata revocata l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, quindi insomma non è proprio felicissima. In più è dovuta tornare a casa sconfitta con Enrico, Teresa, Marianna, gli occhi puntati addosso. Non riesce a dormire, va in libreria a bersi un bicchierino, cosa che lei, insomma, naturalmente fa. E a un certo punto uno scatto di ira scaglia questo bicchiere contro il ritratto del padre, poi capiremo perché, e al divano salta fuori Jacopo, che si era addormentato ubriaco vestito, e quindi c'è questo momento che devo dire è stato molto divertente da fare con Edoardo. Ci siamo molto divertiti, ma secondo me almeno 10-15 li avrò spaccati contro il muro, sì. E invece per quanto riguarda le location dove abbiamo girato, è sempre bello non capire dove finisce il lavoro di scenografia e inizia il luogo dove sei, e particolarmente mi ha colpito l'oppieria, che non era nient'altro che uno stanzone altissimo con una vetrata sopra rettangolare che è diventato un'oppieria, quindi cuscini per terra, tappeti lunghissimi, comparse buttate, truccate rosse, completamente emaciate. È stato bellissimo. Beh, stare in due in bicicletta, poi insomma non era una bicicletta moderna, quindi era un pezzo di ferro fondamentalmente arrugginito e cigolante, e dovevamo starci tutti e due, io sul come si chiama, l'asta della bicicletta, non so come si chiama, con la gonna, con i tacchi, con il culisson, con l'ingombro, con insomma non era proprio il massimo, no. E certo, mi faceva male il culo fondamentalmente. Da donna, anche giovane, di poter raccontare la storia di un'altra giovane donna che ha fondamentalmente segnato la storia e rivoluzionato la storia femminile d'Italia. Lidia Poet voleva diventare un avvocato, aveva studiato per esserlo e rivendicava il proprio diritto di poter esercitare una professione al pari degli uomini. C'erano pochi motivi per cui non accettare un progetto del genere. C'era una scatolina che avevo chiesto ad un attrezzista di... era tipo il secondo giorno di riprese, quindi mancavano 3 mesi. Gli avevo detto, senti, io questa qui, ti prego, la voglio alla fine. Edoardo, non ti preoccupare, ci siamo stretti la mano, non ti preoccupare. E poi dopo una settimana non c'è più stato lui. Cioè l'hanno mandato via, è stato mandato da un'altra parte, quindi quella scatolina è scomparsa. Io ho passato 5 mesi stretta in un corpetto che mi ha tolto 10 centimetri di vita e di fiato letteralmente, però mi ha regalato una postura che era anche molto importante per il personaggio, perché mi ha dato veramente una compostezza, una dignità che fa anche parte del 1800, destrutturata poi da un personaggio anche così caotico, che cade, che inciampa, che corre, che salta. C'è stata anche molta azione. Mi sono resa conto che la condizione di inferiorità alla quale è stata sottoposta la donna per secoli partiva anche dalle cose più semplici e banali, come i vestiti, perché la libertà
parte sì dalla mente, dall'immaginazione, però anche la libertà di movimento è assolutamente importante, perché sono collegate, vanno di pari passo. Qui penso che sia stato anche bello aver avuto la sensazione di impedimento in questi mesi, perché mi ha dato la misura della spinta che doveva avere una donna come Lidia nel 1800 per diventare veramente una donna emancipata dal resto della società.